la cittadella dello sport si affrontano San Buceto Alba Adriatica, nonché la seconda e la terza della classe, in un faccia a faccia che potrebbe regalare al campionato la vera Antichieti. I viola per restargli nella scia, i rossoverdi per continuare a stupire. Izzotti conferma il suo 11 ideale con Emilia ad ispirare Gian Bemiani. Nel San Buceto fuori per infortunio Camperchioli, tandem offensivo composto da Criscolo e Lalli. Fisca il signor Toro di Catania, coadiuvato da Bosco e Pennese. Campo pesante sul quale la squadra di Izzotti sembra trovarsi a proprio agio e dopo soli 5 minuti produce la prima occasione. Foglia controlla un pallone in area, lascia partire un destro che Dedeo para a terra. Al nono Miani, servito in profondità, prova a piazzarla, ma il portiere è attento e smanaccia in corner. Ancora i rossoverdi propositivi alla ricerca del vantaggio con Foglia che scarica un sinistro dalla distanza, ma la mira è imprecisa. Dopo un avvio difficile, il San Buceto si affaccia in avanti al 18° e la prima occasione passa in vantaggio. Selva Allegra affredda Petrini dopo una serie di batti e ribatti in area. San Buceto 1, Alba 0. Prende coraggio la squadra di casa, al 27° si vede annullare il gol del raddoppio per posizione irregolare da parte di Gelsi. Poco dopo la mezz'ora Di Nicola, tradito dal terreno, regala la sfera a Lalli che però apre troppo il compasso e spedisce a lato una ghiotta occasione. Gli albensi provano a ricostruire trame di gioco interessanti, al 33° Miani si destreggia bene in mezzo a due, arma un sinistro che Dedeo respinge come può. Passano 2 minuti a provarci Lorenzo Emili che lascia partire un missile terra-aria che sorvola di poco la traversa. Il San Buceto soffre non poco le sortite offensive della truppa di Izzotti. Al 39° Miani chiede ed ottiene il triangolo a Jambé, ma il suo destro termina incredibilmente al lato. Si va a riposo sull'1-0. La ripresa parte a ritmi altissimi e dopo 3 minuti D'Angelo chiama Petrina, la risposta a terra. Al 52° Capocasa imbecca Jambé che non c'entra lo specchio della porta. Al 58° ci prova ancora il numero 8, ma la sua girata viene respinta da un difensore. Lo stesso Capocasa protagonista al 72° quando spara addosso a Dedeo. E Teramani premono sull'acceleratore alla ricerca del pari, ma al 78° Miani sbatte ancora una volta su un insuperabile Dedeo. Il San Buceto si abbassa e di tanto in tanto prova a pizzicare in contropiede. Sul ribaltamento di fronte Criscolo si presenta tu per tu con Petrini, ma il suo diagonale viene respinto in corner. Al 42° l'Alba Adriatica conquista un calcio di rigore per il fallo di D'Angelo. Con coraggio dal dischetto si presenta il giovane Pantoni che, tradito dal campo e dall'emozione, si fa ipnotizzare da Dedeo. All'89° in contropiede il San Buceto avrebbe l'opportunità per chiudere i giochi, ma D'Angelo si fa murare da un ottimo Petrini. L'Alba nel finale si spezza e concede molto campo ai locali, ma Criscolo a tu per tu non riesce a chiudere la partita. Errori che costeranno caro ai locali. Al 92° il duello Miani-Dedeo vede vittorioso ancora il portierone per distacco il migliore in campo. Ma l'ultimo respiro sul corner che segue il numero 9 Albenza riesce ad insaccare di testa facendo esplodere il folto tifo rossoverde presente alla cittadella dello sport. Finisce così un pareggio giusto tra due squadre in salute che giocano un calcio propositivo. Entrambe restano in piena lotta playoff che si preannuncia sempre più emozionante. Le interviste di Matteo D'Achille. Siamo con mister Izzotti. Mister, l'Alba Adriatica ha creato occasioni dal primo all'ultimo minuto di gioco. Oggi la porta sembra stregata. C'è la sua analisi, condivido perfettamente. Alla fine abbiamo rischiato di perdere anche quel rigore sbagliato che però, ripeto, apprezzo il gesto di un ragazzo di 17 anni che va sul dischetto del rigore e prova a fare gol. Nonostante quello, poi alla fine sembrava come se quell'errore fatto a dischetto avesse dato quell'ultima energia alla mia squadra e poter raggiungere il risultato di pareggio almeno. Credo che se avessimo perso, insomma, sarebbe stato molto, molto rammarico da parte mia, perché credo che la partita, come occasione da rete, è stata ampiamente dominata. Mister, un punto guadagnato o 2 punti persi? Ah, guarda, per come si era messa la partita, ovviamente non fa piacere prendere gol all'ultimo. Credo che è stata una partita apertissima e poteva finire 3-0 per noi, 3-0 per loro, 2 pari, 1 pari. E è stata una bella partita. Credo che il pareggio era giusto, però non fa mai piacere prendere gol all'ultimo.